La morte non privilegia nessuno. Abbiamo riposato abbastanza. Noi dobbiamo cavalcare come un'onda sotto la bandiera di mio padre. Il Fenro fonderà, ma poi si solidificherà in se stesso. In tutti questi anni ho conosciuto solo il buio, ma non ho mai visto una luce più brillante da quando questi miei occhi si sono riaperti. E io so che quella luce brucia dentro tutti voi. Le braci debbono tramutarsi in fiamme e le fiamme devono diventare una spada. Io sarò la vostra spada. E poiché io ho visto ciò che lei vede, io so ciò che lei sa. Io posso ucciderla. E preferisco morire oggi, piuttosto che vivere altri 100 giorni di questa morte. Chi vuole combattere insieme a me? Chi sarà mio fratello?